La Miternina batte il Chieti 2-0 e si aggiudica la Coppa Italia di eccellenza, la fase regionale a Silvi. 2-0 il risultato finale di Alessandro in apertura di gara con un destro dal limite, Facecchia in chiusura di gara i marcatori. Il Chieti ha avuto un'opportunità nel primo tempo di acciuffare il pari, ma Toro si è allungato troppo il pallone. Nel secondo tempo forcing della formazione nero-verde, il Chieti ha avuto la ghiotta palla gol con Calvarese dell'1-1 provvidenziale, il salvataggio sulla linea di un difensore della Miternina, poi l'estremo difensore della formazione di Scoppito si è superato in almeno due circostanze. Nel finale il gol che è valso il 2-0, degna cornice di pubblico con tantissimi tifosi di Chieti neroverdi arrivati qui a Silvi. Il commento della gara con i due tecnici Lucarelli e Angeloni. Vado da Lucarelli per commentare questa sconfitta. La classifica in campionato diceva tutt'altro, la Miternina è stata molto compatta e organizzata in campo, Chieti meglio nella ripresa. Sì, diciamo che adesso noi dobbiamo essere bravi solo a metabolizzare questa sconfitta perché brucia, ci dispiace per i nostri tifosi che avevano ritrovato entusiasmo e non lo dobbiamo perdere adesso noi l'entusiasmo in questo rush finale di campionato. Le partite di Coppa Italia nascondono queste insidie e noi oggi abbiamo subito questa insidia. Nulla da togliere alla Miternina, ha fatto veramente una grande partita di applicazione, ci ha messo diciamo in difficoltà e nel secondo tempo ci abbiamo provato ma non siamo riusciti a fare questo gol del pareggio. Sembrava una partita un po' segnata, ma è giusto così e la Miternina è giusto che festeggi oggi questa Coppa. Il rammarico più grande per voi è non aver potuto alzare la Coppa davanti a tutti quei tifosi, davvero tanti, e vi hanno sostenuto per 90 minuti. Sì, ma loro ci stanno vicini, adesso non devono smettere di farlo perché arriviamo nel momento clou del campionato e bisogna stare tranquilli, accettare le sconfitte, perché dalle sconfitte si può crescere ancora e noi dobbiamo fare quello. Grazie a Lucarelli, vado da Vincenzino Angelone, il tecnico della Miternina che ha vinto la Coppa Italia. Gara ordinata, gara molto ben interpretata dal punto di vista tattico, avete concesso, parliamo dei primi 45 minuti, praticamente nulla al Chieti. Sì, nel primo tempo siamo stati bravi a non concedere nulla al Chieti, a ripartire, a essere pericolosi nelle ripartenze. Poi, causa un paio di infortuni, abbiamo dovuto cambiare modulo, ma siamo stati bravi lo stesso a interpretare la gara, anche giocando con le tre punte, ci siamo scoperti poco e abbiamo tenuto bene il campo. Nel secondo tempo loro sono cresciuti, ci hanno tenuti praticamente nella nostra metà campo, sarà brava la difesa a metterci la pezza finale, anche il nostro portiere, però in quanto a spirito, in quanto a sacrificio, in quanto a voglia di ottenere poi a tutti i costi il risultato, penso che poi alla fine sia ampiamente meritata la nostra vittoria. La difesa a tre scelta all'inizio non ha permesso probabilmente a Chieti i suoi soliti riferimenti lì davanti, no? Perché Miccichè non riusciva ad allargarsi, Delgado poche volte si è fatto pericoloso. Nel secondo tempo invece bisogna essere onesti, il Chieti vi ha tenuto lì. Sì, abbiamo messo la difesa a tre apposta per prendere l'inserimento delle loro mezzale, che sono molto pericolose quando fanno il loro possesso palla, che si alzano sulla linea difensiva, e l'abbiamo fatto bene. Poi nel secondo tempo è pure vero che non si è giocato più negli ultimi minuti, erano tutte mischie, quindi era difficile per il Chieti superarci creando queste mischie. Noi siamo stati bravi a rimanere ordinati malgrado loro in tutti i modi cercavano di fare gol, e poi abbiamo chiuso la partita, vabbè che era fine la partita, però siamo stati poi bravi all'ultimo minuto a fare il 2-0, non soffrire più gli ultimi due minuti, che gli ultimi due minuti valgono come 90 poi. Grazie, complimenti a Vincenzino Angelone. A Miternina batte Chieti 2-0 e può alzare al cielo la Coppa Italia di eccellenza vincendo la fase regionale.